Ragazzi, mi raccomando, se avete bisogno di crediti passate da fifacoin.com, ragazzi, primo link in descrizione con il codice AMA avrete uno sconto pazzescamente incredibile. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui con una nuova Team of the Week Prediction, ragazzi, ma oggi non sono da solo perché sono in compagnia del buon Gas. Ciao a tutti ragazzi, finalmente sono tornato su questo canale, il canale di Mister Tendenza, quindi anche oggi voglio andare in tendenza. Oh! Ci proveremo, buon Fabio. Comunque ragazzi, cosa dobbiamo fare oggi? Oggi andremo a predire 11 possibili giocatori che saranno nel Team of the Week di questa settimana qui. Ce ne saranno altri 11 che troverete sul canale di Gas perché è appena uscito un video anche sul suo canale dove appunto abbiamo provato a predire 11 giocatori. Quindi mi raccomando, passate dalla descrizione che c'è il suo video in descrizione appunto per andare a vederlo. Utilizzeremo l'app di OneFootball per cercare di capire quali sono questi 11 giocatori. Vi la trovate in descrizione se volete scaricarla, quindi mi raccomando, scaricatela. E direi subito di iniziare con questa Team of the Week Prediction. Iniziamo come da tradizione con il portiere. Abbiamo visto un altro portiere nel mio video. Qui invece parliamo di David Jensen, estremo difensore dell'Utrecht. L'Utrecht è riuscito a strappare un punto importantissimo contro l'Ajax. La partita è finita 0-0, ma David Jensen è stato uno dei migliori in campo, se non il migliore, perché ha effettuato ben 8 parate decisive che hanno permesso appunto alla sua squadra di strappare questo punticino importantissimo. Quindi si prevede per lui la prima versione speciale. E adesso andiamo dentro con la difesa. E dall'Eredivisie adesso ragazzi passiamo a quella che è la Bundesliga, come state vedendo dalla grafica qui di fianco. In particolare andiamo a parlare della partita Bayern Monaco Hoffenheim, perché il Bayern Monaco ha rischiato di perdere una partita clamorosa iniziando appunto in svantaggio per 2-0, ma poi ci ha pensato lui ragazzi, prima Robert Lewandowski e poi Jerome Boateng che ha segnato e con la sua super prestazione ha permesso appunto al Bayern Monaco di iniziare la rimonta e poi appunto hanno anche vinto la partita. Vi ricordo ragazzi che in descrizione c'è il video di Gas perché di questa partita qui si è parlato tanto perché ci sono tanti possibili giocatori, quindi mi raccomando, poi andate a vederlo. La sua versione base 88 è già bestiale, ragazzi. Questa dovrebbe uscire con 89 di valutazione, quindi cioè, io lo utilizzo nella mia squadra titolare Boateng perché veramente è un fenomeno. Spero veramente che esca perché. Altro che icone! Proseguiamo con un giocatore italiano che milita nel nostro campionato, che gioca più precisamente nella mia squadra, ovvero il Milan. Parliamo di Davide Calabria, autore dell'assist decisivo sul gol del 2-1 del Milan contro la Lazio, gol di Giacomino Bonaventura. Ma l'assist di Calabria è veramente tanta tanta roba. Su FIFA abbiamo una carta con 73 di overall, argento non raro addirittura. Molto probabilmente vedremo Calabria nei Winter Upgrades, questo è uno scoop che vi do io. Comunque potremmo vedere la sua prima versione IF con 78 di overall. Voi cosa ne pensate di questa carta? Secondo voi uscirà anche Bonaventura? Noi non l'abbiamo messo, però lasciamo a voi questa opinione nei commenti. Ok ragazzi, abbiamo fatto un salto dall'Olanda alla Bundesliga, poi siamo tornati in Italia, adesso torniamo di nuovo in Germania e andiamo a parlare di Bayer Leverkusen Mainz, ragazzi. Allora, in questa partita il migliore in campo, probabilmente uno dei migliori in campo, è stato Bailey che ha segnato la prima rete della partita, partita che è finita 2-0 proprio per il Bayer Leverkusen. Bailey che però abbiamo già nel Team of the Week corrente. La seconda rete l'ha segnata il buon Wendel, ragazzi, che da 77 di valutazione passerebbe a 81 di valutazione se prendesse questa carta in form. Secondo noi appunto uscirà proprio perché Bailey è già uscito in questo Team of the Week. Ha segnato, è un difensore, è un buon terzino, avremo un'alternativa quasi valida in Bundesliga, visto che comunque lì a sinistra avremo solo Alaba e non ci sono troppi terzini buoni appunto per una squadra della Bundesliga. Io ci farei un pensiero. E arriviamo all'ultimo difensore che esamineremo in questo video. Gli altri li trovate sul mio canale. Parliamo di Victor Ruiz, difensore del Villarreal. Su FIFA lo troviamo con un 82 di overall versione base, ma questo buon giocatore ha messo a segno il primo gol nella vittoria della sua squadra per 4-2 contro la Real Sociedad. Una partita piena di gol e di emozioni. Ruiz ha messo a segno, come già detto, il primo gol e quindi, come tutti sappiamo, quando un
un difensore la mette dentro, è molto probabile che esca la sua versione IF, e quindi potremmo aspettarci questa versione 84 che non è affatto male. Partiamo adesso con i centrocampisti, ragazzi, e partiamo dalla nostra Serie A in Italia. Parliamo di Juventus, in particolare di Sami Khedira, che ha segnato la rete del vantaggio appunto della Juventus. Chievo, che era già rimasto in 9, dopodiché appunto è riuscita a sbloccare la partita con un gol, con una bomba di Khedira. Khedira che ci ha viziato tantissimo, ci ha fatto vedere tantissimo quest'anno, che ha anche il fiuto del gol. Khedira ovviamente centrocampista. Abbiamo la versione Scream di Khedira 85, che si uppa, si alza diciamo di valutazione, come sapete, quando c'è la luna piena. Questa versione di Khedira dovrebbe uscire appunto con 86 di valutazione. Inizia a diventare veramente un buon centrocampista, in Serie A ne abbiamo veramente tanti, inizia ad essere un buon centrocampista utilizzabile. E dopo questo piccolo escurso nel nostro campionato, torniamo a parlare di Liga Spagnola, torniamo a parlare del Villarreal, ci riallacciamo alla partita di prima, alla vittoria per 4-2 del sottomarino giallo contro la Real Sociedad. Abbiamo già parlato di Victor Ruiz, adesso parliamo dell'esterno destro Samu Castillejo, autore di un gol e di un assist, anche migliore in campo. Su Foot è un 80 di valutazione, dovrebbe uscire la sua prima versione speciale con 83 di overall e con circa 90 di velocità, quindi si prospetta un nuovo bagatone, una nuova carta incredibile, che tra l'altro non costerà nemmeno tanto. E dopo Castillejo, ragazzi, ci trasferiamo lì di fianco alla Spagna, ovvero in Francia. Andiamo in Ligue 1 e in particolare andiamo a vedere, a visionare la partita del Lille, Lille-Strasburgo, ragazzi, finita per 2-1 proprio per il Lille, che ha sbloccato la partita solamente con l'ingresso di El Ghazi, che lo troviamo in versione argento come versione base, dovrebbe prendere una carta in forma con 80 di valutazione. El Ghazi che è entrato, ha segnato e addirittura ha fatto l'assist per il gol del 2-1. E arriviamo al reparto clou, ovvero l'attacco. Partiamo calmi con il giocatore francese, l'attaccante del Metz, Roux, autore di una doppietta incredibile che ha steso il Nizza e anzi ha ribaltato il gol iniziale di Super Mario Balotelli. Quindi complimenti a Roux, doppietta per lui. È un 73 su FIFA argento raro, dovrebbe uscire in versione IF con 78 di overall. E adesso, ragazzi, siamo partiti piano, come ha detto il buon Gas. Torniamo in Serie A, in particolare parliamo di Napoli, ragazzi, quindi ci chiamiamo la nostra partita del Napoli, eccola qui, Napoli-Bologna 3-1, doppietta di Dries Mertens. Napoli che era partito in svantaggio dopo pochissimi secondi, al primo minuto addirittura ha preso gol proprio da Rodrigo Palacio. Un autogol di Mbaye ha risistemato la partita e poi Dries Mertens, prima segnando su calcio di rigore e poi con un grandissimo gol, ha ribaltato la partita, 2-1 per lui. Mertens che dovrebbe prendere la sua terza versione in form di quest'anno, che si presenterebbe con un 89 di valutazione e avrebbe delle statistiche veramente allucinanti. Vi dico solo che la versione 88 costa quasi 650.000 crediti, questa versione 89 nel caso uscisse mi sa che ci farà piangere il portafogli. E arriviamo all'ultimo giocatore che prenderemo in esame in questo video, gli altri li trovate sul mio canale, è inutile ripeterlo tutte le volte. Parliamo del bomber, del matador, Edinson Cavani, autore di un gol e di un assist nella vittoria straripante per 4-0 del PSG contro il Montpellier. C'è da fare un bel discorsetto riguardo a Cavani, perché con il suo gol ha superato Zlatan Ibrahimovic ed è diventato il miglior marcatore nella storia del Paris Saint-Germain. Quindi potrebbe, se l'EA decidesse di farla uscire questa versione, potrebbe uscire la versione Record Breaker, anche se ci ricolleghiamo a un discorso che avevamo fatto in passato sul mio canale, quando si parlava di una possibile versione di Amsic Record Breaker per aver superato il record, in quel caso, di Maradona. In quel caso l'EA Sports non fece uscire nella carta Record Breaker, nella carta IF, non si sa ancora il perché. Staremo a vedere cosa deciderà di fare questa settimana. Quindi, ragazzi, questi sono 11 dei 23 giocatori che potremo trovare in questo nuovo Team of the Week. Gli altri 12 mancanti li trovate nel video di Gas, che appunto trovate il suo canale qui sotto in descrizione, il suo video in descrizione. Lasciamo chiudere il buon Fabio. Grazie Om per l'invito, è stato un piacere esportare questa serie sul tuo canale, farla insieme a te, secondo me
in due è molto più divertente e interessante, ragazzi, fateci sentire la vostra opinione, soprattutto il vostro supporto. Bombardate questo video di like. A quanti like dobbiamo arrivare? Se raggiungiamo almeno i 4.000 mi piace, la prossima settimana torniamo in coppia. Cosa dici? Perfetto, credo che sia un ottimo compromesso. Molto bene. Quindi ragazzi, lasciate un bel mi piace, un bel commento in descrizione del canale di Fabio, scaricate OneFootball, mi raccomando, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. E andiamo dentro con la musichetta finale.